Eccola, Eccoci sette qua, minuti. ci siamo. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Salotto Culturale di Andrea e Sara. Come al solito, questa sera parleremo di un libro molto, 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 molto interessante. Poi avremo altre chicche, sempre relative all'ospite che ci raggiungerà tra poco, perché parlerà di un personaggio molto particolare e di un libro, come si suol dire, uscito or ora perché è uscito ieri. Quindi sarà una serata molto pregna di novità e belle cose. Io, come al solito, prima di passare la palla ad Andrea, ringrazio tutti coloro che hanno seguito la puntata precedente, tutti coloro che stanno anche continuando a guardare le puntate precedenti come al solito, e quindi facciamo partire la serata. Io passo la parola ad Andrea. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie per avermi passato la parola. Poi io auguro la buona serata a tutti coloro che ci stanno guardando e ringraziamo tutti coloro che ci hanno guardato nelle puntate precedenti, coloro che ci guardano in replica, diciamo ringraziamo tutti indistintamente. E gli ospiti di questa sera è una sola perché dovevano essere due all'inizio. La prima è Anna Ravione, la seconda sarebbe stata Barbara De Filippis, però per un imprevisto non può essere con noi. Però pure lei recupererà la puntata quanto prima, come sarà possibile. Quindi facciamo entrare la prima ospite, Anna Ravione, che ci presenterà intanto due libri, più ci parlerà di questo terzo, fresco fresco, appena uscito proprio ieri, che è stata una Esatto. sorpresa per tutti. Il primo Esatto. libro di cui parlerà si intitolerà Soldato Salsa Renato, l'eroismo e l'umiltà, il secondo Tutte le donne del presidente. E adesso lasciamo la parola ad Anna, che lo facciamo subito entrare. Quindi bando alle ciance, avanti con l'ospite. Eccoci qua, salve Anna, benvenuta. Ciao a tutti, benvenuti a voi, grazie per avermi ospitata, grazie mille. Grazie a te di essere qui con noi. Grazie, Bene, grazie perfetto. Quindi, dato come ho detto prima che sarà una serata molto interessante, io parto subito col mio mega domandone. Quindi, Anna, chi ci sta seguendo? Racconta un po' chi sei, cosa fai nella vita, cosa scrivi e aggiungerei in più a fine della sorpresa di questa sera. Facci sapere, facci sapere. Beh, allora io intanto sono un'insegnante, sono una docente di lettere in un istituto superiore di Biella, io sono di Biella, l'istituto Eugenio Bona di Biella, e quindi insegno italiano e storia. Però ho sempre avuto fin da bambina questa grande passione della scrittura e della lettura, ovviamente. E in particolare amo la poesia e amo la storia. E quindi ho cercato di scrivere entrambe, cioè di dare vita in qualche modo a questa mia passione, rubando il tempo alla notte, perché poi comunque la scuola impegna moltissimo. Niente, quello che voglio dire è che semplicemente avevo scritto il mio primissimo libro, la mia primissima pubblicazione. Avevo fatto pubblicazioni di saggi, ma riguardanti la linguistica, mi ero occupata di dialettologia perché avevo fatto una tesi sul lessico dell'industria tessile biellese. Voi sapete che Biella è stata la culla del tessile in Italia. Adesso purtroppo è una grande crisi, quindi purtroppo molte fabbriche sono chiuse, eccetera. Però ecco. Cioè, la mia tesi partiva da lì e da lì abbiamo fatto un'indagine pilota, ho scritto, ho pubblicato alcuni saggi. Poi però la mia passione è innata, è sempre stata, ripeto, la storia. In particolare, e arrivo subito al dunque, al libro, che è questo, ecco, il primissimo. Mostrare, mostrare. Non Di so se qua, si può vedere. ecco, aspetta. Un Un po' po' più più dritto, indietro. con te. Indietro, così, Un po' più in alto. perfetto. Eccolo. Ok, almeno si vede tutta la copertina, perfetto. Perfetto, si intitola Soldato Salsa Renato, l'eroismo e l'umiltà ed edito da Tra le righe libri di Lucca, Andrea Giannasi editore. Dunque, questo libro nasce per caso, non per caso, in realtà è stato un omaggio che io avevo promesso a mio secondo papà, che era stato reduce dall'Albania e dalla Russia. Si chiamava appunto Salsa Renato, era inquadrato nel 53° reggimento fanteria, divisione sud-est. E quindi classe 1912 sopravvisse alle campagne sia di Albania che di Russia ed è stato uno dei pochissimi reduci dell'Armir. Accidenti. Fu internato nel campo di concentramento di Kamenka, 400 km da Kiev, riuscì a tornare in Italia, a Biella, soltanto nel 1946, 4 anni dopo, con due scatole di cartone al posto delle scarpe, tutto quello che gli era rimasto. Ora,
Lui era sempre molto restio a parlare della sua guerra, perché come dice Mario Rigoni Stern, i reduci, i sopravvissuti, diremo meglio, hanno sempre da fare i conti con un senso di colpa collettivo, si È sentono in vero. colpa per essere Tutti, sopravvissuti. lo raccontano tutti questa cosa. Tutti, 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 Tutti. tutti. E poi anche la volontà di oblio, ovviamente. Quindi Renino, come lo chiamavo io ero bimba allora, lo chiamavo Renino, loro erano, lui e la moglie, erano gli intimi amici della mia mamma. E mia mamma morì che io avevo 3 anni e mezzo, e forse presagendo questa sua prematura scomparsa, mi affidò un po' a loro. Io in realtà avevo anche un papà meraviglioso, una nonna materna molto che mi ha cresciuta, che mi hanno cresciuta. Però questa coppia, Renino e Angiola si chiamava la moglie, è mancata anche lei pochi mesi fa, nel mese di luglio. Dunque, appunto, mi hanno un po' presa sotto le loro ali, abitavano qui vicino a casa mia, e io ogni tanto lo assillavo con domande, no? Anche un po' ingenue, su quella che io chiamavo la sua favola vera. Renino, raccontami. E lui mi rispondeva sempre con levità, senza retorica, senza enfasi, descrivendo fatti talvolta strabilianti, cioè i limiti dell'immaginazione umana. Come se raccontasse però dei fatti del tutto così normali, consueti e quotidiani. Pensiamo solo che, ad esempio, gli fu asportato il rene per una baionettata che ricevette, a Punta Nord, in Albania, quando doveva andare sul Mali Shindeli, e qui, grazie a quella baionettata, dovettero aspettare l'Irene, ma lui ne parlava come se gli avessero tolto un dente, ecco, diciamo così. Oppure il congelamento. Un giorno mi disse: ma sai, mi fa sempre male il piede destro, ma come mai, Renina? Lui: ma sai, mi si è congelato quando ero in Russia. Dico: come si è congelato? Sì, ma ne parlava come fosse un raffreddore banalissimo. Perché? Ma perché lui era così, lui. È quello che, secondo me, ecco, ho voluto mettere in luce nel libro, e che tutti coloro che l'hanno letto mi hanno detto che in fondo spero di esserci riuscita, è quello di evidenziare come la sua anima, nonostante tutte le brutture, le cose terribili che lui ha subito durante la guerra, come tutti coloro che purtroppo hanno vissuto la guerra sulla propria pelle, lui si è mantenuto integro, buono. Si è mantenuto veramente candido, ed era una persona meravigliosa, silenziosamente eroica. Ecco perché lo è umile, ecco perché l'ho voluto intitolare L'eroismo e l'umiltà. Ecco. Ma ti ho sentito molto azzeccato. Sì, devo dire che era un omaggio che volevo fare a lui, ma non solo a lui, anche a tutti, anche soprattutto a tutti coloro, a quei tanti ragazzi, tantissimi. Che dalle gelide terre di Russia non ebbero la fortuna di tornare, purtroppo. Tantissimi, io penso Troppo. che in In realtà realtà c'è hanno un passato la numero, vita là. secondo me, è molto più alto. Sono numeri che fanno rabbrividire. Ecco, a questo proposito, e qui mi aggancio a quello che verrà dopo, ai libri successivi. Non voglio tediarvi, voglio solo dirvi che Renino è stato il gancio attraverso il quale io ho conosciuto un grande giornalista, un grande inviato del TG1 della RAI, un grande professionista che ci ha lasciato purtroppo pochi mesi fa, il 28 di ottobre, per Covid. E si tratta di Pino Scaccia. Perché? Perché parlo di lui? Perché Pino Scaccia, è stato, tra le molteplici cose della sua straordinaria carriera, è stato uno dei primissimi a scoprire l'identità di 3.000 scomparsi, tra virgolette, dell'Armir, quando a cavallo, cioè, quando crollò l'Unione Sovietica, lui si trovò, essendo corrispondente da Mosca, si ritrovò negli archivi della Lubyanka e riuscì per 100 dollari di quel tempo, allora si svendeva tutto. Riuscì ad accedere agli archivi e nel giro di pochi giorni riuscì a recuperare l'identità di 3.000 soldati dispersi. Voi pensate che negli anni successivi ne sono stati poi ritrovati 800, quindi pensate la sproporzione. E lui si appassionò, esatto, si appassionò così tanto all'Armir, che gli dedicò all'Armir 5 libri, sono usciti 5 libri, gli ultimi con Tra le righe libri, appunto il nostro editore,
Quindi ha aperto su Facebook, ha aperto un gruppo, Armir sulle tracce di un esercito perduto, che ancora oggi annovera migliaia di iscritti e che cerca di ricostruire, di dare delle risposte alle famiglie che dopo tanti anni ancora vorrebbero sapere almeno il luogo e la data di sepoltura di questi ragazzi. Ora, Credo che sapere che fine hanno fatto. esatto. Era una cosa che diceva Demetro Vojcic nella prefazione di uno dei libri di Pino, ed era questo: c'è una cosa peggiore della morte, il non sapere, insomma, il non sapere che fine hanno fatto questi ragazzi. Vero. Esatto. Ora, perché parlo di Pino? Come ho fatto a conoscerlo? Perché io avevo questo libro nel cassetto, come tanti di noi, no? Avevo questo manoscritto, e per scriverlo mi ero documentata molto, anche sui libri di Pino. Allora decisi, visto che lui era molto attivo sul web, decisi di mandargli il manoscritto via mail, semplicemente, chiedendo se poteva dargli un'occhiata. E mai più avrei pensato che lui mi avrebbe risposto, anche perché insomma lui riceveva tantissimi manoscritti, era molto. E nel giro di pochissimo, senza proprio come in una favola, no? Come in un film. Ricordo che ero a scuola, mi arrivò questa mail da Pino Scaccia in cui mi diceva: non solo il suo manoscritto mi è piaciuto, ma ecco qui una prefazione, cioè mi regalò una prefazione per il libro. E da quel momento è iniziata la Immagino mia. l'estasi. Sì, ero felicissima, ovviamente. Pensate che fu la prima volta che lo conobbi, perché l'editore non poteva venire a Biella per la presentazione, chiese a lui se da Roma poteva venire. Lui arrivò, anche perché era molto curioso e questa zona del Piemonte non l'aveva mai conosciuta. E quindi la prima volta che lo vidi era la stazione di Santhià. E questa stazione di Santhià ricorre anche nella sorpresa che diremo alla fine. E da lì io non l'avevo mai, lui non mi aveva mai visto in faccia, io ovviamente mi ricordavo di lui per i servizi al TG1, ma non, era già in pensione ormai. E ci accolsero tutti, la libreria più grande di Biella dove abbiamo presentato il libro, ci accolsero come una coppia letteraria, cioè ci chiesero: ma da quanto tempo preparavate questa presentazione? In realtà era 2 ore prima, ci eravamo conosciuti 2 ore prima. Dentro ci davamo del tu, ecco. Tanto Il per bello delle capire. casualità che nulla avviene per caso, che è tutto così semplice come viene. Il bello è quello, emozionante. Sì, anche se credo che nulla a caso, quindi credo proprio che c'era un C'è un filo già filo, che secondo me univa i c'è un nostri destini. filo, Sì, sì. anch'io, Sara, sono del tutto convinta che sia così, è un filo che univa già i nostri destini. Sì, c'è un filo che voi non lo sapevate, ma in realtà era già programmato così e alla Sì, fine vi ha si è unito. fatto E da lì incrociare. è nata un'amicizia, e lui mi chiese, lui aveva un progetto da molto tempo, si intitolava I tranelli della storia, e lui voleva ricostruire i personaggi più importanti del secolo breve, cercando di individuarne appunto i tranelli, le chicche, le cose inconsuete, e mi chiese se io ero disposta a collaborare con lui. Chiaramente non potevo dire di no a una grande firma del giornalismo come era lui. E per me fu un privilegio infinito, cioè non mi sembrava vero, insomma. E da lì è cominciata questa collaborazione, ci siamo accorti di essere molto in sintonia. Pensate che riuscivamo a scrivere a 700 km di distanza. Quindi bisogna avere veramente molta capacità anche di capirsi al volo per Sì, scrivere in questo di modo. essere affini in qualche cosa. Sì, c'era un'affinità intellettuale incredibile. E quindi è nato questo progetto che è diventato una collana dal titolo Amori maledetti. Perché? Perché i tranelli della storia si sono poi rivelati degli amori. Lui scherzava e diceva: abbiamo inventato un nuovo genere letterario, il gossip storico, diceva. Ed è vero, io che insegno storia ve lo garantisco. I ragazzi, la storia non è molto amata, No, perché io l'amavo tantissimo. Sara, Io tu pure sei l'amavo tantissimo. un'eccezione.
Io adoravo la storia, andavo pazza per la storia romana, andavo pazza per la storia greca e adoravo la storia egiziana. Per me, Fantastico. quella russa un po' così e cos'ha, però mi affascinava lo stesso, le storie mi affa io l'adoravo, infatti avevo anche il Bene. mio storia. Infatti sei una scrittrice, ma sai, purtroppo la maggior parte non ama, i ragazzi in genere l'amano poco la storia. E invece Un se tu... peccato perché c'è delle cose no, fantastiche. ma anche Infatti. insegnamenti in storia, tante cose che sono successe veramente, che se siamo arrivati a oggi è perché cose del passato che ci sono pervenute. Ma infatti poi Quindi comunque bisogna noi, come anche dunque. diceva Carmelo Bene, noi siamo quello che siamo stati, quindi non conoscere la storia è veramente, è fondamentale la storia Ma perché infatti ci... abbiamo, scusa se ti interrompo, ne abbiamo Gina Marcantonini che scrive sempre odiata la storia perché non amo le guerre, ma allora è per quello, perché noi dalla storia possiamo imparare a non ripetere gli errori del passato. Brava, È questo è. quello l'essenziale che bisogna capire nel Ma studiare la certo, storia. La la storia storia deve insegna essere... quello. Ciò che è stato sbagliato, perché è tutto scritto lì, non va più rifatto. Infatti, e la storia, lo Certo, diceva le guerre Cicerone, poi maestra di vita. non contano niente, perché ci sono stati tanti fatti, al di là delle guerre, e tanti fatti che Sì, hanno vabbè, qua c'ha insegnato... ragione, il punto cruciale della storia sono le guerre, perché insomma nel Le guerre passato sì, quelle sì, sono sono state state. in abbondanza, ne abbiamo parlato giusto un paio di minuti Sì. fa, gente che non è più tornata, su quello ha ragione, Purtroppo però ancora bisogna oggi nel cogliere mondo anche ce ne il sono tantissimi. lato positivo, che non bisogna rifare i soliti errori, ha ragione, Purtroppo... capita in continuazione, ha ragione, non impariamo, l'umano non capisce. No, forse perché dovremmo amarla un po' di più, studiarla un po' di più, magari riusciremo a non commettere più gli errori del passato. Ma al di là di questo, diciamo che Pino certamente era un grande cronista e lui aveva, tutti i suoi libri erano, lui ha scritto 15 libri e quindi in tutti questi libri c'erano i libri precedenti, quelli che precedevano la nostra collaborazione, erano libri scritti sulla base della sua esperienza diretta, perché lui, come dico, è stato un grande cronista che è andato e poi vedremo, sveleremo dopo meglio che cosa. E quindi abbiamo iniziato questo, diciamo, questo itinerario nella storia attraverso le fonti, però fonti molto disparate. Abbiamo cercato proprio di individuare le chicche, le cose che non si sanno, perché sempre di fronte a grandi personaggi del secolo scorso, anche di questo, abbiamo scoperto che c'è sempre, insomma, gli amori hanno sempre una grande rilevanza, no? Hanno sempre un fascino e poi comunque, vi ripeto, insegnare storia, magari si invogliano di più i ragazzi se si parla anche di gossip, di cose un po' e stimolano un po' di più la curiosità e quindi abbiamo iniziato a scrivere insieme e il primo libro si intitola Dittatori, ecco, ve lo faccio vedere, ce l'ho qua. Certo, sì, mostrare. Questo è Dittatori, guardate, ci sono questi Verso di personaggi. te, verso di, no, verso di te, verso di te. Sì. Ok, perfetto. E beh, la copertina fa capire abbastanza, direi. Infatti. Sì. Hitler e Mussolini tra passione e potere. I tranelli della storia visti da un reporter di guerra e da una professoressa di lettere. Allora, cosa è successo? I primi personaggi di cui avevamo una montagna di materiale erano ovviamente i due colossi del secolo breve, chiamiamoli così. Però di loro chiaramente era stato scritto di tutto e di più, ma in realtà abbiamo scoperto invece degli aspetti completamente inesplorati e completamente sconosciuti, per esempio, appunto dal punto di vista umano, privato di questi personaggi. Quindi ne abbiamo stimolato un po' anche la curiosità per poter poi addentrarci nella loro vita, nelle loro, no, in quello che avevano, insomma, nel loro privato. Così, nel loro privato. E questo libro, devo dire, ha avuto parecchio successo, l'abbiamo portato un po' in giro per tutta Italia ed è stato un po', ecco, il libro che ci ha permesso di capire come muoverci. Lui aveva uno stile da cronista molto, molto scarno, essenziale, sicuramente, insomma, giornalistico, però inimitabile, perché Pino aveva un talento unico. Lui, ad esempio, i titoli,
li creava subito in un modo fantastico. Beato lui, il titolo dei libri sono Sì, una catastrofe, almeno per me. esatto, no, lui era bravissimo in questo, ma è stato un reporter, ripeto, di grandissima esperienza, di grande talento, eccetera. Quindi abbiamo iniziato a indagare su Hitler e Mussolini, sui loro amori, ma anche su alcuni segreti relativi a alcuni elementi che per esempio non si sapevano di Mussolini, le 5.000 amanti, Tacci, la donna che, come sappiamo, lo seguì fino a Piazzale Loreto, quindi era davvero innamorata di lui. E lei ci dice che Mussolini era duale, quindi al di là della sua immagine impavida e forte, in realtà era un uomo passionale, ma era anche tenero, si inteneriva di fronte a un pesciolino morto, ad esempio, oppure si preoccupava per i ragazzi, sì, oppure si preoccupava per i ragazzi che stavano nelle adunate per troppo tempo in piedi. Quindi era sicuramente duale. Abbiamo sondato molti aspetti, non solo della vita privata, anche della morte, per esempio. E anche della morte di Hitler, appunto anche Pino si è occupato in particolar modo di Hitler e di Eva Braun, e io ovviamente di eravamo spartiti personali, diciamo che così. Uno dei voi ha fatto, insomma, un personaggio, ha descritto questo del passato. Sì, Ci siete abbiamo, riusciti? ognuno si è un po' spartito il materiale, però. Cos'è successo? Che ecco, sono stati visti negli loro aspetti un po' deformanti e maniacali, no? Però con molti elementi curiosi e inquietanti. Infatti, devo dire che il libro appunto è piaciuto perché chi l'ha letto ci diceva: si legge, si beve, no? Va avanti come. Che è un ottimo complimento per un libro. Esatto. E quindi ci ha stimolato a continuare Il secondo. il Il secondo. lavoro di ricerca è stato duro a svolgere questo lavoro di ricerca sia per l'uno che per l'altro? Ecco perché Pino aveva bisogno di un collaboratore, lui lo diceva, e mi diceva: tu sei una sabauda, perché sono piemontese al 100%, però hai l'animo terrone, e allora mi chiamava la terrona sabauda, mi chiamava. Qual è giusto? Ed è stato il suo più bel complimento questo, però ovviamente io da sabauda dovevo scavare negli archivi, Certo. nelle fonti, cioè, ho dovuto fare questo lavoro. Un capo da libreria, dalle biblioteche, librerie, schedari, Sì, dappertutto. non è stato semplice, però Ah poi i no, vedo proprio risultati, di in particolare, no. quindi certo, molto bella. Bella, bella, bella. Quindi Davvero. diciamo che questo ha portato alla nascita di un secondo libro, che è... Esatto. Ok, e lo faccio vedere adesso. Certo. Eccolo qua. Questo qua. Adesso. Tutte le donne del presidente, ok. Tutte Sì, le perfetto. donne del presidente, scusate, ma non Kennedy. sono... Esatto. Allora, perché Kennedy? Perché Pino aveva un grande, era un suo mito, no? Di quando era un giovane, insomma, giovincello. E quindi era molto incuriosito da questo personaggio e voleva indagare alcuni aspetti poco noti di lui. E anche in questo caso, amore maledetto, quindi cosa abbiamo fatto, no? Ma beh, lì è una Stavolta... famiglia maledetta, secondo me, Sì, beh, i eh. Kennedy hanno, purtroppo sì. Lì è proprio vero, cioè lì secondo, cioè, una scalogna del genere, pochi al Sì, mondo, la famosa maledizione, maledizione. tanto famosi, ma una Sì, catastrofe. purtroppo sì. E quindi abbiamo seguito cinque nuovi miti del secolo breve e intorno a questo presidente del New Deal, della nuova frontiera, abbiamo scavato nell'anima però di alcune fra le donne più significative che lo hanno circondato, che hanno circondato questo personaggio, sicuramente il presidente più amato dagli americani, Sì. di tutti i Forse anche per tempi. la morte, poi quello l'ha tradotto in mito proprio, purtroppo. Infatti, come se, esatto. Quindi una figura sicuramente affascinante. Pino si è occupato, lui è andato addirittura negli Stati Uniti, è andato al piano della biblioteca da cui si dice partì lo sparo che durante l'attentato a Dallas nel 67. Quindi
Il libro non parla solo di amori, ma anche appunto di ipotesi che confermerebbero come il rapporto Warren fu in realtà una barzelletta, perché era impossibile che solo uno, Oswald, fosse colui che sparò a Kennedy, ma perché sennò la pallottola l'avrebbe fatto come un flipper all'interno del corpo del presidente. Sì, Infatti disse. E le ipotesi sulla morte, quindi li aveva insomma, avevamo sondato anche questi misteri. Ma ciò che è il corpus, proprio diciamo l'essenza del libro, riguarda delle donne affascinanti, veramente fantastiche. Delle donne che, sì, delle donne. Allora, intanto, sì, Sara, dimmi. diciamo, no, ti chiedevo, diciamo chi sono queste donne in cui Sì. avete puntato. Certo. Beh, intanto da una parte c'è la figura affascinante, apparentemente imperscrutabile di Jacqueline Onassis Kennedy, la moglie del presidente, no? Perfetta, integerrima in pubblico, sicuramente un'icona del lusso, insomma un'icona anche di eleganza, tormentata però e tradita dal marito e anche vendicativa a questo punto perché così pare che insomma, si consolasse fra le braccia di molteplici amanti, Sì, era pensiamo leggero, insomma. a Paul Newman, Marlon Brando, Frank Sinatra, insomma, l'elenco è lungo. Paul Newman ai tempi, cioè Paul Newman era tanta roba, insomma. Beh, direi di sì, direi di sì. Quindi c'è da una parte questa figura affascinante di Jackie, che però è duplice anche lei, no? Quindi ha questa apparenza molto integerrima, molto appunto compita, elegante, però una sottoveste, diciamo così, privata, anziché veste pubblica, la sottoveste privata è molto esplosiva, insomma, no? E dall'altra abbiamo anche scavato nell'anima di un mito del secolo breve, che è la grande Marilyn. È E vero. quindi l'insicurezza, il bisogno perenne di amore di una Marilyn ben diversa, però l'abbiamo trovata dalle immagini di sex symbol, Sì, è quello che sappiamo, esatto. assolutamente. Diciamo così, una donna che in realtà dimostra di essere intelligentissima, aveva un quoziente intellettivo molto più alto della media. Un amante della letteratura, nella sua biblioteca pare avesse appunto Dostoevskij, Joyce, e scriveva poesie. Quindi era veramente una donna poi molto avanti con i tempi anche la nostra Vero. Jackie, la nostra Marilyn. E quindi diciamo che dopodiché il destino infelice di Jackie si intreccia, va a intrecciarsi con quello della cantante forse più amata di tutti i tempi, della Divina Maria Callas, proprio perché Onassis naturalmente unisce questi due personaggi. È Una vero, Maria... È così, è un intreccio incredibile. Una Maria Callas che in realtà si spoglia, no, di quelli che sono gli abiti più consueti per offrirci di sé un'immagine in realtà passionale, remissiva, morta di crepacuore per il suo Aristotele Onassis. è vero. E poi, ultima. E poi magari se avete voglia vi dico alcune chicche di alcuni di questi personaggi. Ultima, ma in ordine cronologico soltanto, la principessa Triste, Ah, Lady sì. Dimas, che viene solo accennata nel libro, era una sorta di anticipazione di un volume successivo che sarebbe dovuto nascere poi nella collana Amori Maledetti, e cioè Lady Di. Infatti noi avevamo in progetto già di scrivere un terzo volume dal titolo Le principesse, quindi in cui avremmo dovuto affiancare Lady Di a Grace Kelly, per esempio. Certo, Quindi sarebbe stato molto interessante perché di regola uno le immagina, le principesse bellissime in questi castelli che hanno tutto, in realtà molto spesso sono gabbie dorate. invece hanno fatto tutt'altro, hanno avuto tutt'altra vita e il destino gli è sembrato cose ben diverse da quello che uno è solito conoscere. Infatti, ma pensiamo che infatti, addirittura vi dico una chicca, Pino era a Buenos Aires quando Lady Di, quindi ci sono anche personaggi che lui ha conosciuto dal vivo. Per esempio, Lady Di era in quel periodo era la guerra delle Falkland con l'Inghilterra e l'Argentina, tra Sì. Inghilterra e Argentina, e lei era andata come ambasciatrice di pace Sì. Eh sì.
E Pino la fotografò, infatti nel libro c'è un'immagine, c'è una foto bellissima di Lady Di che sorride, che è stata proprio, mi piacerebbe trovarla, adesso dovrei cercarla, è stata proprio presa da Pino. Bella E storia, Pino... Diana. Perché però come libro è molto bello, l'ho anche letto, è molto interessante. L'hai letto il libro, Andrea? Quella volta quando ci siamo incontrati, quella volta che sia te che Pino mi avete anche autografato. Ah già, Quando è vero, benissimo. Ma Paul ci siamo Luigi, incontrati. l'Oscar delle Stelle, premio alla cultura, Regione Marche, mi ricordo, con Benedetto, che non so se è collegato, se ci sta vedendo, Benedetto, non lo Se è so. collegato non lo riusciamo a vedere, però magari tanto dopo, se tanto c'è la puntata, poi la possiamo anche mandare. Io comunque, qualora fosse collegato, lo saluto, Sì, lo perché salutiamo insomma... anche noi, se ci stai guardando lo salutiamo. Ciao Benedetto, se ci stai guardando. E poi voglio, se mi permettete, salutare tutti gli amici delle Marche, gli amici marchigiani che erano molto legati a Pino e gli volevano molto bene perché Pino è un personaggio che si faceva amare moltissimo. Quindi, ecco, li saluto tutti indistintamente, insomma. È molto umile, molto gentile proprio, sì, è stato veramente gentilissimo proprio, cordiale con tutti, anche quella Diciamo sera che quando con... ci siamo incontrati. Esatto, Andrea. Come tutti i veri grandi, era molto umile, perché è proprio nell'umiltà che si vede la vera grandezza di un... Persona, esatto, quello che penso anch'io. Vedi, Andrea, sì. Ecco, però ecco, c'è un filo sottile che unisce tutti questi personaggi ed è l'infelicità. L'infelicità è questo filo sottile, ma in realtà non è una semplice infelicità. Del resto l'infelicità un po' collegava anche i personaggi dell'altro volume di Dittatori, no? Ma in realtà, diciamo che mentre Mussolini in realtà comunque era una persona che insomma, ebbe una vita anche molto intensa e quindi anche al di là della sua immagine così impavida e forte, era anche un gaudente, no? Un autentico gaudente. E la stessa Claretta visse momenti di godimento, anche lei, di gioia, di felicità. Qui si tratta di un'infelicità che affonda le sue radici in qualcosa di molto profondo, no? Ed è un'infelicità che collega un po' tutti questi personaggi. Però ecco, ci tengo, diciamo così, che in realtà perché un'infelicità? Pensiamo a John Fitzgerald Kennedy, il grande presidente amato da tutti. Ecco, forse non riuscì mai a sperimentare un amore autentico. Infatti, dopo appena 2 volte, si stufava di una donna, quindi lui non, sì, perdeva attrazione per una donna, lo confessò lui dopo solo 2 incontri. E probabilmente questo affonda le sue radici in un'infanzia un po' particolare, anche il padre era un donnaiuolo, insomma. Quindi è un'infelicità che comunque che riguarda anche lui, insomma. Poi Marilyn ebbe un'infanzia negata, non era mai, lei stessa diceva non sono mai stata abituata alla felicità. E quindi insomma, la nostra Marilyn era chiaramente tormentata fin dall'inizio da questo bisogno di amore che non ebbe mai. La mamma soffriva di schizofrenia paranoide. E quindi fu affidata già 2 mesi a delle famiglie Una affidatarie, vita poi una vita terribile, si chiamava Norma Jean, si sposò a 16 anni anche, sì, a sì, 16 l'ho anni, studiata anche questa cosa. Torniamo al discorso vero? di prima della storia che mi piaceva, ho studiato. Vedi, Poi vedi. le biografie mi piacciono tantissimo, specialmente dei personaggi controversi, perché se sono tutti personaggi controversi che stai Sì. elencando nei libri che avete scritto, perché sono molto. Vabbè, Particolari, particolari, no, proprio sono diciamo. personaggi che hanno segnato in un modo tale la storia nel bene o nel male, che secondo Sì. me andrebbero veramente studiati un po' da tutti per capire Visitati, come siamo approfonditi pure arrivati di anche più. Alcune oggi. certo, cose che no, magari no, no. non conosco. Sarebbe Ma interessante infatti queste cose. il problema è che appunto purtroppo la storia viene, a volte ecco, basterebbe insegnarla così, no? Proponendo queste cose anche, no? E quindi si appassionerebbe molto di più, no? Il pubblico e coloro che ascoltano, e magari si appassionerebbero proprio alla storia stessa, no? Parlando in questo modo e affrontando Poi questi temi. bisogna anche, come scrive Gina Marcantonini, queste cose non si insegnano a scuola, però diciamo, non in tutte forse, però ad esempio la storia, io parlo per me che ho fatto il classico, da noi c'era un programma relativo
Alcune Ah, sì. cose non le trovi nei libri di scuola, però poi devi trovare anche un insegnante tale che nelle tue letture a parte ti apre un mondo. Io ho avuto anche questo, insomma, io ho avuto un insegnante tale che ti faceva, cioè, portava le liste di ciò da aggiungere a ciò che si studiava a scuola, insomma, quindi Certo, quello credo aiuta anche ma tanto. profondamente Passioni quello, quello personali, che eh. mi scrive. Io poi l'ho fatto Ma anche per infatti fortuna. la bravura di un insegnante è proprio quella, no? Di stimolare la curiosità e insomma, no? Di far appassionare la propria materia. Del resto, se uno l'ama, già automaticamente la trasmette un po'. Sì, perché io ero una Ecco. di quelle che dovevi leggere quattro libri fuori da quelli su, e io ne leggevo anche otto, ma non facevo testo. Fantastico, te l'ho detto che eri già particolare, perché Sì, ce ne no, ma sono. io sono particolare di mio a prescindere, perché poi io leggo Davvero. storie vere già ai tempi, che avevo 14-15 anni, quindi ho letto veramente di tutto. Comunque, Anna, quindi parliamo, già che la tua prima mezz'ora è andata, però dato che ci sei solo tu, allunghiamo. Perché poi l'argomento è interessantissimo. Arriviamo al clou della serata. Con Ah, una quindi chicca. non parliamo più di Marilyn? Non parliamo di Marilyn, delle No, anche chicche? perché non diciamo più di tanto, perché noi siamo anche qui per dire alla gente: i libri sono belli, sono fantastici, acquistateli, insomma. Esatto. Lo Sì, spoiler infatti. fino a un certo punto, insomma. Tra l'altro, Sara, se mi lasci dire, purtroppo tutto, mentre i dittatori l'avevamo portato in tutta Italia e eravamo stati a Caffè di Rai 1 a presentarlo, eccetera, e purtroppo con il Covid, come ben sappiamo, tutte le donne del presidente hanno avuto presentazioni più centellinate, più a singhiozzo. Ne abbiamo presentate a Novoli, insomma, alcune presentazioni, ma non come avrebbe meritato. Era un libro molto appassionante. Chi l'ha letto, non perché l'ho scritto io e l'abbiamo scritto io Pino, ma perché davvero chi l'aveva letto No, ma aveva guarda, io non li ho veramente. letti, ma fidati, li leggerò. E ti Va farò bene, sapere. io ti ringrazio. No, beh, anche perché appunto poi ecco cosa aveva anche la collana. Poi c'erano i tranelli della storia, cioè le curiosità della storia sui personaggi più strani. Erano come dire, era un proseguo dal primo volume al secondo, eccetera. Quindi l'idea era un progetto infinito, perché i personaggi sono infiniti. Addirittura avevamo in progetto qualcosa sull'antica Roma. Bello. Sì. Pino ci teneva moltissimo, lui da buon romano ci teneva, e purtroppo il destino è stato crudelissimo, ci ha fatto un Quello è brutto scherzo, uno vero. scherzo che non doveva farci. E quindi Non doveva. diciamolo, questo destino cosa ha prodotto? Quindi avete virato su un'altra cosa, diciamolo. Allora, è successo che io e Pino avevamo deciso di interrompere momentaneamente la collana. Era già proprio una nostra idea, era una sua idea, perché cosa succedeva? Che tutte le volte che andavamo a presentare i libri, come sa bene il nostro editore Andrea Giannasi, allora, essendo lui un personaggio che aveva vissuto la storia in prima persona, tutti i principali eventi degli ultimi 30 anni li ha vissuti sulla sua pelle e li ha testimoniati, no? Attraverso appunto le sue cronache dal TG1 e così via. Insomma, cosa succedeva? Che era come avere un jukebox. Cosa succedeva? Che, non so, qualsiasi personaggio si nominava, lui o l'aveva conosciuto, o l'aveva intervistato, da Oriana Fallaci a Falcone, ad Andreotti e così via. Quindi cosa succedeva? Bastava mettere la monetina nel jukebox. Allora lui a un certo punto disse, ma perché non facciamo, interrompiamo un po' un attimo questa collana, prima della stesura delle Principesse, che era il terzo volume, e non ci dedichiamo invece a dialoghi sul Novecento. Questa era l'idea. Cioè, fare come durante le presentazioni, in cui la gente, per esempio, lui è stato il primo reporter al mondo a mostrare le immagini fino ad allora segrete dell'Area 51 nel Oh, deserto del Nevada. bello, poi quello ho letto di tutto. E lui 8 anni prima che Clinton ammettesse l'esistenza della base, lui rischiando naturalmente che gli sparassero addosso, lui è l'operatore, arrivò e mostrò agli spettatori del TG1 in anteprima quest'area. Dall'alto di una montagna si vedeva tutta questa grande pianura con questa base. Intervistò anche chi aveva visto gli UFO, intervistò Bob Lazar che era un ufologo e che aveva un archivio incredibile. Quindi
insomma, fece degli scoop incredibili. Mi immagino. E poi fu anche riuscì a trovare i resti di Che Guevara in Bolivia. Non so, dico io, dico, ma come ti è venuto in mente? Lui era in Sud America, gli fu detto che appunto in questo paesino in Bolivia avrebbero ritrovato, sarebbero stati ritrovati i resti di Che Guevara, che poi erano poi stati mandati a Santa Clara, Cuba. E quindi arrivo lì, intervistò l'infermiera, insomma, lo pulì e lo lavò prima di, insomma, quando era morto, intervistò tutti, insomma, intervistò la storia. Eh sì, quello sì è storico. Esatto, e quindi a questo punto l'idea era questa, era diventata questa, perché non scriviamo un libro, Dialoghi sul Novecento, in cui attraversiamo insieme, tu mi porti ad attraversare i più importanti eventi degli ultimi 30 anni, 40 anni, visti attraverso gli occhi di un reporter con l'anima. Perché reporter con l'anima? Perché durante il terremoto di San Francisco, quando lui era corrispondente da TG1, si trovava a Marina District e in quel momento un reporter americano gli disse: "You are a reporter with soul, tu sei un reporter con l'anima", perché era stupito da come Pino presentava e come Pino stava conducendo il servizio, da come Pino lo stava facendo. E questo appellativo, insomma, lo ha inseguito un pochino, perché in effetti lui era un professionista che sempre alla ricerca insomma, un professionista perfetto. Riuscì ad avere, pensate, 15 direttori del TG1 e tutti lo hanno sempre apprezzato per il suo grande professionismo, Non sono così. no. È rispettoso della religione, della notizia, quindi è sempre con molta discrezione, con molta capacità. Però, ecco, riusciva a far trasparire anche la sua grande umanità e la sua anima. Quindi è iniziato questo progetto, un progetto ambizioso e difficilissimo, perché in quel caso era lui il protagonista e lui non amava il protagonismo. Quindi continuava a dirmi: "Anna, io non voglio essere il protagonista, i protagonisti devono essere i fatti". Allora, Prima di tutto. i fatti. Allora lui cosa fece? Venne qui a Biella un po', poi andai io a Roma ogni tanto ci trovavamo anche per riuscire a mettere a punto un po' il lavoro. Lui mi aveva già fatto il canovaccio un po' di quest'opera, aveva indicato i capitoli, 30 capitoli in cui si sarebbe dovuto dividere, 30 capitoli che riguardavano gli eventi dalla prima guerra del Golfo, in cui intervistò Riano Fallaci, fino alla rivolta in Libia con Gheddafi. Sì. Quindi è stato il suo ultimo reportage, ecco, prima di essere smagnetizzato, come diceva lui, cioè dalla RAI. Dopo tanti anni. E quindi avevamo iniziato questo lavoro insieme a quattro mani, doveva essere strutturato e io ho continuato poi così in forma di dialogo e poi sappiamo tutti, almeno non so se tutti, ma insomma sappiamo che Pino era stato ricoverato nel mese di ottobre per problemi di salute, ma non gravi. E tant'è che in clinica, dove era ricoverato, aveva scritto addirittura la prefazione e poi anche una dedica che è contenuta all'interno di questa sorpresona. E per la prima volta in questa diretta, grazie a voi, facciamo un'anteprima assoluta, perché il libro è uscito ieri, appunto. Ieri era il 17 maggio ed era il giorno in cui Pino Scaccia compiva 75 anni, il giorno del suo compleanno. Gli ultimi compleanni Pino li aveva trascorsi a Biella con gli amici biellesi, qui veniva ormai, era di casa, proprio perché collaboravamo insieme. E questa volta però la torta di panna, che lui adorava, non ci poteva essere. Perché? Perché Pino Scacchi il 28 ottobre purtroppo ci ha lasciato, o anzi è passato in un'altra dimensione. Dire che ci ha lasciato, perché sono convinta che lui ancora, anzi, ci sta vedendo in questo momento e sta col suo sorriso inconfondibile e qui vicino a noi ed è felice di questa diretta. Direi di sì. Ecco.
Quindi il libro è fresco, come si suol dire, di stampa proprio, quindi non esiste, cioè non l'abbiamo qui in diretta, però possiamo farlo vedere se è possibile dal telefonino. Io ho scaricato la foto che mi hai mandato, quindi spero si Sì, veda. Aspetta che si è spento. se No, sente, posso anche, aspetta, eccola. magari si vede anche bene, direi. L'ho ingrandita Ecco, apposta. brava, bravissima. L'ho Io... ritagliata e ingrandita apposta. Ecco, io Ok, perfetto. non sono brava Quindi, in queste cose. Ok. preoccupare, foto che poi metteremo come commento Dopo nella alla fine lo descrizione. mettiamo anche come commento, perché adesso in diretta non me lo fa fare, poi No, dopo non la lo mettiamo mettere, comunque non anche mettere nel niente. profilo, Dopo lo diciamo. metteremo in diretta, quindi chi vuole poi possiamo sapere. Quindi, Anna, ricordiamo dove poterlo trovare questo libro. Soprattutto appunto, acquistate, ho visto che è fresco fresco, iniziate a prenotarlo. Sì, allora intanto si trova, vabbè, su IBS, sul sito di Tra le righe Libri Lucca, ve lo metterò poi anche, lo mettiamo tra i colleghi, che è la casa editrice di Andrea Giannasi, editore di Lucca, e si troverà tra una decina di giorni su Amazon, lo trovate comunque nelle principali distribuzioni, ecco. Io ripeto, non ce l'ho ancora in carne ed ossa il No, è libro, uscito perché ieri. ovviamente è uscito ieri. Ecco, non si intitola Dialoghi sul Novecento come avevamo pensato io e Pino, ma come abbiamo visto si intitola Pino Scaccia. Ecco, se lo puoi far rivedere, Sara, io Certo, adesso, io sento subito. scusami, ma ho avuto un No, no, problema col fatto cellulare adesso. apposta. Eccolo qua. Perfetto. Come vedete, Pino è Pino Scaccia, un inviato Scaccia. con l'anima. Un inviato con l'anima. Quindi abbiamo usato, deciso io La l'editore, frase di quella volta che mi fu detto, esatto. esatto, invece di reporter perché era riduttivo, lui era un inviato ed era Esatto. l'inviato di punta del TG1 con l'anima, appunto, with soul. Ed è una biografia, però mi piace ricordarlo e lo voglio dire, non è una biografia consueta, è un po' anomala. Perché? Perché io ho mantenuto il taglio che io e Pino volevamo dare al libro. E i primi 7 capitoli li avevamo scritti insieme, li avevamo imbastiti, dove dovevano solo essere un po' rifiniti, insomma. E mentre gli altri, i restanti 23 capitoli, mi sono trovata a doverli affrontare da sola, ovviamente, perché... E in che modo? Intanto ho avuto la fortuna di dialogare moltissimo con lui e di trascrivere fortunatamente tutti questi dialoghi. Prendevo appunti sempre, lui mi rimproverava, mi diceva: sei proprio una sabauda, sempre lì che scrivi. E in realtà io scrivevo perché era come se, non so, volevo insomma avere la testimonianza scritta, perché poi sono cose che si dimenticano, i particolari, gli aneddoti. E alla fine tutto questo materiale mi è servito, ai noi, ahimè, perché appunto mi è mancata il testimone diretto. Ah, beh, direi. E, però, ecco, lui aveva un archivio incredibile, lui aveva un blog, La Torre di Babele, in cui ci sono migliaia di articoli scritti da lui. Lui è stato uno dei primissimi blogger in Italia, insieme a Beppe Grillo. Quindi i materiali ce n'erano, però, ecco, soprattutto la memoria, soprattutto quello che avevo trascritto. E vi dico la verità, io ho avuto la sensazione, che non era solo una sensazione, ma quasi una certezza, che lui mi aiutasse, mi suggerisse le parole mancanti. Ci sono stati dei momenti di grande... Io poi, vi garantisco, eravamo molto legati anche con la mia famiglia, con mia figlia, eravamo proprio di famiglia. E quindi questa morte improvvisa ci ha colto proprio... In modo feroce, feroce. E quindi è stato difficilissimo, perché un dolore immenso e nello stesso tempo questo senso del dovere, questo dover rendere omaggio a lui e portare a termine quello che lui desiderava. E quindi ho cercato di metterci tutta me stessa, tutte le notti, anima e corpo, come si suol dire. Ho avuto spesso la sensazione che lui guidasse la mia mano sulla tastiera, su questo non ho dubbio. E quindi è come se questo libro fosse scritto ancora a quattro mani, ci tengo a dirlo. Questo libro è stato scritto ancora a quattro mani. Pino Scaccia soleva finire i suoi libri con Finché c'è inchiostro nel calamaio. E io ho finito questo dicendo: c'è ancora inchiostro nel suo calamaio, io ne sono convinta. Vero, Quindi infatti.
è così. Guardi, bellissimo, bellissimo questo qui, questa è la cosa che stai dicendo, Fabio. Quindi insomma abbiamo dato questa sera questa anteprima molto particolare che speriamo insomma faccia felici tutti coloro che ci stanno ascoltando e che vedranno prossimamente questa diretta. E poi insomma Anna, se Posso vuoi dire che... aggiungere altro perché siamo arrivati quasi all'ora tonda tonda. Ok, allora io non voglio approfittare della vostra bontà, No, anzi anzi, cioè, siete dato stati che una ospite, gentilissimi. come si suol dire, non è potuta intervenire per motivi personali, il tuo argomento era molto interessante, poi questa cosa in più ci ha fatto molto piacere, insomma, poterla dire qui, Fatto quindi una cosa in più, nessun abbiamo problema, per una volta non è successo onorato. niente, anzi Siete mi ha fatto molto piacere, come penso aveva fatto piacere a gentilissimi. tanta gente che ci sta guardando, perché hanno lasciato Infatti. tanti bei commenti, ci sono Io arrivati. non vedo, non vedo nessun commento, io No, ringrazio tutti quelli. li vedrai solo nelle dirette, Ma vedrai poi dopo anche li chi ci ha vedrai, poi alla seguito. fine li vedi. Dopo comunque ci sono Posso ancora più dire di solo domande. che in questo libro troverete tantissime cose, quello che ho cercato di far emergere non solo il grande professionista, ma soprattutto l'uomo che aveva un'anima infinita, una persona straordinaria, come abbiamo detto, come Andrea può ribadire. Quindi insomma si struttura, insomma, ha due piani narrativi. In realtà noi conversiamo e quindi insomma c'è questa specie di cornice in cui noi attuiamo i dialoghi, siamo a Biella, siamo al Santuario d'Europa, per esempio, che a lui amava molto, siamo nei luoghi del biellese, ma siamo anche a Roma, dove lui mi ha portato sulle tracce della sua infanzia, siamo ad Ancona, siamo a Polverigi, e durante questo viaggio, che è un po' caotico e schizofrenico, perché lui mi diceva sempre: tu non puoi rappresentarmi in modo ordinato, perché la mia vita è stata schizofrenica, e quindi non puoi, assolutamente non Non puoi, sarebbe stato lui. infatti, e quindi poi i dialoghi si innestano in questa cornice. E parliamo dei grandi eventi che lui ha seguito da vicino, quindi dall'11 settembre a Kabul, ci sono i rapimenti, la mafia, c'è tutto, c'è la storia veramente contemporanea degli ultimi 30 anni. E lui ci ha preso per mano, ci prende per mano e ci porta all'interno di questi meandri, guardandolo attraverso gli occhi di un cronista, di un inviato con l'anima. Se una volta mi c'è il cavaliere che facciano le gesta, qui diciamo ci sono proprio le gesta che ha fatto Pino, un cavaliere proprio con la penna, chiamiamolo, visto che c'è Sì, questa sì, passione sì, sì. immensa, definiamolo Esatto. Lui così. amava sempre dire che aveva due passioni, quella di scrivere e di viaggiare, e prendendo diciamo così, in prestito una battuta di Enzo Biagi, che fu un suo maestro e lui conobbe. Appunto, lui diceva: ecco, mi hanno anche pagato e quindi l'avrei fatto anche gratis. Faccio qualcosa che mi piace e vengo addirittura pagato. Il senso era quello. Bene, Anna, allora siamo in dirittura d'arrivo. Io volevo che tu comunque dicessi anche dove possono trovare te, volessero farti qualche domanda su questo libro nuovo, qualche news, qualcosa. Facciamolo sapere. Senz'altro. Grazie. Allora, io mi trovate su Facebook, basta che digitiate Anna Raviglione, il mio profilo è pubblico, oppure su Messenger, su Facebook mi trovate tranquillamente, rispondo compatibilmente, possibilmente a tutti, insomma. Quindi per qualsiasi curiosità, se avete anche per sapere dove reperire il libro, ecco, il libro è appena uscito, quindi ci sono i tempi tecnici, insomma. E spero di Eh beh, per portarli, forza, sì, quello di ci portare sta. questo libro un po' ovunque, agli amici di tutta Italia che amavano e adoravano Pino, sono tantissimi. Vi posso garantire non solo a Roma, dove lui abitava a Ostia, ma insomma poi lui è Mamma mia. romano, ecco, ma poi anche insomma, nel sud, dalla Puglia, la Campania, le Marche, che sono state insomma, il periodo che lui amava molto della sua vita, no? I suoi esordi. E quindi 16 anni è stato nelle Marche, quindi è chiaro che aveva una grande affezione. Eh beh, Si ci sentiva credo. marchigiano d'adozione, in Mi Ancona, pare mi giusto, dopo diceva. tanti anni uno si sente appartenente al luogo in cui vivi, logicamente. Certo. Quindi, insomma. Poi ultimamente era anche un po' biellese, perché poi aveva, chiamiamola anche la casa in montagna, come ironizzava lui, no? Oltre a quella di Ostia, aveva la casa qui a Biella.
C'ha ragione, montagna e mare, Sì. bisogna variare nella vita. Infatti, comunque io vi ringrazio davvero ancora Ma immensamente per questa grazie opportunità. a te. Ringraziamo a te per tutto quello che ci hai detto, una cosa molto interessante, è stata una puntata intensa sotto tutti i punti di vista e ti ringraziamo veramente tanto a te e anche a Grazie. Pino che ci sta ascoltando, che è vicino a te Sicuramente come Pino è qui vicino a noi e ci sta salutando. Speriamo Come? Di averlo di fatto contento, insomma, per la mai amato. Ma presentazione di questo sicuramente, libro. Sara, sicuramente grazie alla vostra splendida accoglienza. Sara, noi la Grazie siete davvero a te. tanto cari. Grazie Grazie a te. Grazie veramente. davvero. Vedere per l'ultima volta Sì, la ecco. copertina. Purtroppo non ce l'ho ancora fisicamente il libro, ma c'è. Vi garantisco che c'è. Eccola Tanto poi la qua. mettiamo nei commenti, eccola qui. Poi se vuoi anche tu, sotto la mia diretta sul mio profilo, potrai mettere anche il link o o le notizie per Allora, acquistarlo. assolutamente, vi metto il link dove potete fare direttamente l'acquisto alla casa editrice tra le righe libri di Lucca, Giannasi Editore. E poi lo trovate anche su IBS, tra una decina di giorni su Amazon ci sarà. Sì, i tempi Quindi, tecnici. tempi tecnici ovviamente, e quindi se avrete la bontà di leggerlo, sicuramente troverete, diciamo così, le tracce di un grande uomo, di un grande È giornalista, di un grande professionista. vero. È vero. Perfetto. Allora io, Anna, Grazie. ti saluto e ti ringrazio di essere stata qui con noi. Alla prossima. Grazie. Speriamo dal Speriamo. vivo la prossima. Io dico sempre, ultimamente dico così perché spero nelle fiere. Viva le Oh, fiere. sì, ma poi nelle Marche mi piacerebbe tornare perché insomma ho dei bei ricordi, persone, amici straordinari, quindi davvero Speriamo. speriamo di Sì, quando devo riuscirci. tornare, tanto i contatti non ce l'abbiamo, non ti preoccupare. Mi dai una chiamata, vengo e ci vediamo, nessun problema. Perfetto, grazie Ok. Andrea, grazie Sara. Buona Grazie serata, grazie a a te, un te. bacio. Grazie ancora. Guardati, mettiti. Sì, scusate, ero un po' rauca perché non sono un po' influenzata, però. Non ti preoccupare, sei Oh, andata alla alla grandissima prossima. comunque. È stata Grazie informata. mille, a presto, ciao Ciao, ragazzi, grazie ciao. ancora. Ciao a Ciao. tutti, Grazie a te, ciao. ciao agli spettatori, grazie. Ciao. Eccoci qua, Andre. Eccoci Siamo qua. rimasti soli, soletti come al solito. In due, come Io sempre, alla comincio. fine. Esatto. Rimaniamo qui. Una puntata molto densa, molto pregna, significativa di tante cose, tante belle notizie che nessuno sapeva, penso, tra chi ci Sì, sta no, guardando. puntata molto molto interessante che mi è piaciuta anche molto, poi l'ho detto, lo ripeterò, la storia mi ha sempre affascinato e poi insomma abbiamo parlato di un uomo, Un nel grande senso che di un nessuno si uomo è dimentica. stato molto importante perché insomma i suoi racconti valgano, le sue storie valgano. Quindi Infatti, poi Andrea, sempre bando alle ciance. sono molto interessanti. Invito anche apposta chi ci sta guardando proprio a leggerli perché sono veramente molto, molto belli. E adesso non vedo l'ora di leggere anche questo nuovo appena uscito. Certo, il Non so questo se nuovo lo sarà Eh sì, il infatti. perfetto. Quindi bando alle ciance, Andrea, ricordiamo chi sarà con noi la prossima settimana. La prossima settimana avremo Francesca Medeu e Giampiero Pisso, due nostri Oh. autori della casa editrice. Punta Giochiamo prona. in casa la prossima settimana. Due nostri autori della casa editrice. Giochiamo in casa di tutto un quadretto, un quartetto, anzi, di Le Mezzalane Casa Editrice. Quindi, insomma, va Molto bene. divertente, tra l'altro, Sì, la serata si ci preannuncerà. vedremo anche la prossima volta. Bene, perfetto. Allora, io come al solito ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Do l'appuntamento la prossima settimana. E come al solito, Andre. Fatti bravi, Fatti stavolta ti ho bravi. copiato io. Ok, Perfetto. ciao a Buona tutti, serata buona a serata. tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.